La giornata di oggi è la firma innanzitutto del protocollo d'intesa che sarà firmato alla fine del convegno della tavola rotonda tra la consigliera di parità della città metropolitana e l'ispettorato del lavoro territoriale del lavoro, cioè con il dottor Cantisano. La tavola rotonda è un voler discutere, quindi far diventare già attivo un protocollo, non fare un documento e tenerlo sulla scrivania, ma farlo diventare già discussione e quindi farlo diventare una politica attiva anche questa. La presenza oggi dell'istituzione, cioè della città metropolitana, dei sindacati tutti, anche di sindacati come l'Unisin, della CGL, della CISL, della UIL, con cui firmeremo un protocollo successivo entro il 31 dicembre, insieme anche all'Ispettorato del Lavoro più allargato per la formulazione proprio di obiettivi mirati su cui andare ad agire, e Antonello Sannino dell'Arcigay, perché le discriminazioni sui luoghi del lavoro non interessano solamente il genere maschile e il genere femminile, e quindi una visione, una panoramica, una giornata di discussione su quelli che sono i temi delle discriminazioni oggi. Perché il protocollo d'intesa con l'Ispettorato del Lavoro? Perché noi dobbiamo stringere una sinergia forte con coloro che come compiti istituzionali hanno proprio il contrasto delle discriminazioni che si verificano sui luoghi di lavoro. E purtroppo io devo registrare anche dai casi che mi vengono segnalati al mio ufficio che le discriminazioni quindi vengono subite in maggioranza dalle donne, o per motivi di conciliazione della vita e lavoro e di cura, o perché appunto diventano madri, o perché insomma per vari motivi subiscono quindi più vessazioni sui luoghi di lavoro rispetto ai loro colleghi maschi. Un dato tra tutti, le dimissioni per maternità, le dimissioni che vengono registrate presso l'Ispettorato del Lavoro per carenza di struttura a supporto della famiglia, in Regione Campania abbiamo avuto 2083 dimissioni per causa di maternità, il 95% rappresentato dalle donne. Nella sola città metropolitana abbiamo avuto 1018 donne che sono state costrette a dimettersi dal proprio posto di lavoro perché non c'è una struttura a supporto della famiglia, non si può neanche lasciare il proprio bambino, oppure le strutture che c'erano costavano troppo. Bene, allora questa è una delle peggiori discriminazioni, insomma, che le donne debbono ancora subire a causa dell'organizzazione della nostra società che non tiene conto appunto del loro di madre. Io credo che le classi dirigenti territoriali debbano prendere atto di questa situazione e cercare di riemarginare il gap che oggi esiste per quanto riguarda l'occupazione da donne e uomini. Sì, l'Ispettorato a questo convegno perché è centrale, a parte che firmiamo il protocollo con la consigliera di parità, ma poi è l'organo di vigilanza appunto che deve vigilare e controllare tutti questi fenomeni che sempre più nel nostro territorio si manifestano. Dati, sì, sono in aumento le discriminazioni, sono in aumento le dimissioni delle lavoratrici, che come si sa le lavoratrici per dimettersi oggi, per andare a verificare la genuinità di questa dimissione, quindi che non sono dimissioni un po' forzate ma sono volontarie della donna o anche del lavoratore uomo, devono venire presso l'Ispettorato che appunto deve controllare che quella è una dimissione volontaria. Le dimissioni sono in aumento, abbiamo avuto circa più di 1000 nell'anno passato, e come questo regione. Vuol dire come città di Napoli, io parlo di città di Napoli, come città di Napoli, quindi vuol dire che bisogna attenzionarlo questo fenomeno. Sì, questo convegno è un momento importante perché è un punto di rilancio di una strategia comune tra le istituzioni con i partner quali i sindacati e l'Ispettorato del Lavoro per fare il punto sulla criticità che è abbastanza sentita della disparità uomo-donna nel mondo del lavoro. Una disparità che però richiama altre disparità, perché la crisi scoppiata nel 2008, se vogliamo, ha peggiorato ancora di più il problema, non soltanto per le donne che sono state risucchiate ancora di più nel ruolo domestico di massaia, in quanto venendo meno i servizi sociali erogati dagli enti locali a causa della spending review acuiti dalla crisi indotta dopo il 2008, ha risucchiato la donna nel ruolo che meno è progressivo per quanto riguarda il suo contributo alla società. Primo, la isola umanamente all'interno delle quattro mura e crea poi anche, diciamo, un universo sicuramente di insoddisfazione. Però non è l'unica criticità, stanno crescendo e montando ulteriori criticità, e non soltanto la questione del caporalato che non è più
soltanto rivolto ai migranti e diciamo alle fasce di emarginazione, ma comincia a essere palpabile anche in quelle che una volta erano fasce, non dico tutelate, però almeno protette da un sistema sociale che riusciva a garantire un minimo di agibilità ai diritti. Parlo per esempio soprattutto dei giovani laureati o meno, condannati a fare lavori contrabbandati, ora come alternanza scuola-lavoro, ora come stage, ora come formazione, che in realtà è lavoro nero a tutti gli effetti, su cui è fondamentale intraprendere tutte le azioni di tutela e di controllo.